Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi andiamo su un argomento un po' così, l'invidia. Io sento molta gente su YouTube che dice invidia, quello mi invidia, quello mi invidia. Spieghiamola bene, dal mio punto di vista, cosa vuol dire invidia su YouTube. Allora, prima di tutto bisognerebbe dire che l'invidia di per sé, secondo me, è un sentimento tra virgolette utile, almeno per me. Perché di solito quando invidi uno in maniera costruttiva e positiva, sei stimolato a essere a superare lui, quindi cerchi di migliorarti affinché tu riesci a superare un'altra persona, almeno per me è così. Quindi, ma si usa in contesti, cioè per esempio in un lavoro cerco di essere molto, molto più produttivo affinché l'altro raggiungere l'altro e così via. Sì, nel lavoro è così, cerco di, anche nel lavoro dove sono io, cerco di fare sempre meglio così da essere. No, migliore, da essere più, avere anche più riconoscimenti, eccetera, eccetera, comunque, perché, o essere più apprezzati. Ecco, in un lavoro l'invidia è questo, senza coltellare nessuno alle spalle, perché non si può, l'invidia e la gelosia non possono arrivare a rovinare i rapporti che c'è tra gli esseri umani, cioè non posso io per ottenere di essere migliore nel lavoro coltellare uno, fare la spia a un altro, cose di ruffianeria, non si fa così. Questo è sbagliato, però l'invidia di per sé non è, non, secondo me non è errata. Cambia tutto quando invece si va sul web, perché sul web la gente crede di essere nella vita reale e fa dei casini. Invidia, ne ho parlato forse in un video dei dislike, l'ho accennato. Allora, chi ha un canale di 50, 100, 200, 300, quello che è, non può, secondo me, appena vede un commento negativo, un dislike, che poi ho spiegato secondo me perché avvengono, ma questo è un altro discorso. Non può dare la colpa ai invidiosi, perché secondo me chi te lo mette non è interessato ad avere un canale primo. E secondo non gliene frega nulla magari di un canale piccolino che ha 300, 400, 200, 101 iscritti. Perché bisogna vedere anche nel contesto. Non, magari uno va a vedere un canale con l'iscritto ricambi è arrivato a 300. Fa 20 visual alla volta. E questo canale sentire che dice invidioso agli altri è una barzelletta, è una cosa che io trovo ridicola, perché non credo che la gente sia invidiosa di voi che con l'iscritto ricambio siete arrivati comunque a un numero di iscritti alto, ma poi le view sono molto basse. Non credo che la gente sia invidiosa di voi, così come non è assolutamente normale dire siete gelosi del mio canale, perché ognuno ha il canale che ha. Poi può essere che non piace a tutti, senza dubbio, però cioè, secondo me basta questa storia dell'invidia su YouTube, perché io non inviderò mai uno che ha 1 milione di iscritti, non me ne frega nulla, perché io sto facendo il mio percorso, quelli che hanno 1 milione di iscritti se lo sono fatti anche loro in tutti i modi che vogliono loro, chi ha 200 iscritti in più di me l'avrà fatto in un certo modo e così via. Non si deve essere invidiosi di nessuno, perché altrimenti cioè, veramente, allora siamo, non è più un hobby, e allora tanto vale farlo diventare proprio un lavoro, cercare di avere lo stipendio, allora e basta. Invece no, cioè io ho questa piattaforma in questi 2 anni, ho visto gente che leccava il sederino alla gente per avere visual. Si lamenta che solo la gente è invidiosa quando ha visual. Non è proprio, nonostante abbia un numero di iscritti 500, 600, 300, anche più alto di me. Ha molto meno visual di me e si va a lamentare dicendo che la gente è invidiosa, poi vuole sapere di che cosa esattamente, forse dell'iscritto ricambi, non si può essere invidiosi di questo. Probabilmente siete voi che col vostro comportamento vi siete rovinati il canale, perché probabilmente, non lo so, avete fatto qualcosa che non va, qualcosa di. Quindi sulla gelosia anche lì, ognuno ha il suo canale, non si può mettere a paragone di altri. Perché questi personaggi su YouTube che marciano sulla parola invidia, no, gelosia, avete rotto il cazzo, e ve lo dico proprio così, perché avete rotto, perché non è colpa dell'invidia, siete voi che probabilmente avete fatto qualcosa, avete rotto le scatole a qualcuno, e questi qualcuno giustamente si rigirano. Cioè basta dare la colpa all'invidia, l'invidia non è nulla, questa invidia qua che dite voi, non serve a nulla, cioè non è una parola. Le invidie messe così, così irritate molto di più gli altri, questo fate. Invece, vi fate i vostri video, evitate di parlare all'aria, di fare dei proclami che non hanno molto senso,
evitarti i fallimenti di dislike a manetta e basta. Cioè, è inutile dare la colpa all'invidia, gelosia. Poi bisogna vedere chi, che cosa. Cioè, il fatto che qualcuno pensi davvero che altre persone normali, ovviamente, non bacati, possono essere invidiosi del vostro canale è un atto di presunzione. È un atto di presunzione. Perché sul web non ho mai detto di essere migliore di altri. Certo, oggettivamente uno può dirsi sì, il canale di uno è più ben fatto rispetto a un altro. Però io, di prima persona, mai adesso mai. Io posso anche dire per scherzare su meglio di altri, ma poi non è detto. Certo, cioè, sono titoli che ti affibbiano gli altri, però non lo so, dire così mi sembra dare la colpa a gente che è invidiosa, mi sembra, cioè non userei mai il termine invidia comunque, anche perché secondo me così irriti molto gli altri, irriti di più gli altri, quelli che ti lasciano dislike o ti insultano. Se tu gli dici invidioso, non fai altro che alimentare questa cosa, invece bisognerebbe troncarla. Quindi, in sostanza, se dovete dare la colpa a qualcuno, non dite invidiosi, maledetti, perché tanto così, no, oltre che creare un danno di nuovo a voi, perché questi arriveranno in massa, siete dei presuntuosi, cercate di capire qual è il problema e di non rompere le scatole con questa storia, perché la gente normale non è invidiosa dei vostri canali, non ne frega nulla. Cioè, probabilmente loro vanno avanti con il loro cammino, con la loro strada. E basta, e non vi si considerano nemmeno, non vi considerano neanche. Poi ancora lì, cioè, proprio il rispetto che si hanno, probabilmente avete fatto incavolare qualcuno. E questo è gravissimo, una cosa secondo me molto grave. Comunque, per chiudere in sostanza, altro punto fondamentale è che in un gruppo di persone bisogna avere rispetto, tra le persone. E una certa educazione, non si può vivere nella giungla o pensare di vivere come Neanderthal, non si può, cioè, magari passare da uno dall'altro e da uno no, cioè, secondo me sono quegli atteggiamenti che irritano molto di più, ragazzi, ve l'ho già detto 100 volte, non rompete i coglioni con questa storia perché nessuno vi invidia, state tranquilli, nessuno vi vuole portare il canale, se vi arrivano insulti per qualcosa avrete fatto. Fate come me che li banda senza pietà e arrivederci, grazie. E niente, ragazzi, ci stiamo al prossimo video, ciao!